dove troverai una lupa che allatta i bambini, va bene? Sono tutte simbologie che in antico caratterizzavano il credo dei vari popoli. Allora lui c'aveva la lupa, noi avevamo la scrofa, però qua sono stati trovati anche resti di mammut. Allora, vedo di stringere un po'. Teniamo conto che a un certo punto ci troviamo di fronte a un grande lago fatto con l'acqua dell'Adriatico, cosiddetto lago Gerundio, e Milano è lì in mezzo. Ogni tanto c'è qualche carovaniera che vede passare la gente. E provate a immaginare una sedia fatta in questo modo. Dalle montagne, coloro che andavano a cercare il sole scendevano percorrendo strade lungo le lingue moreniche, e quindi si formavano altri villaggi, chiamiamoli così. Arrivati giù si ritrovavano dei laghi, e secondo il Confalonieri, dopo quelle che oggi noi chiamiamo le Prealpi, ma anche dentro in qualche caso le Prealpi, si formavano laghi e laghetti, ma c'erano anche una infinità di risorgive, di acquitrini, e in questo ambiente a un certo punto passano, per motivi i più vari, liguri, umbri, veneti e naturalmente celti, galli, ma gli insubri, che erano chiamati da alcuni gallici, e venivano tutti attorno a questa grande massa di acqua, ma anche da sotto, dal sud, venivano in su. Per cui noi abbiamo avuto da un lato i liguri, senza andare a pensare agli africani di Annibale, ma comunque i liguri, gli umbri, i veneti, non soltanto quando ci fu la guerra tra il Ducato di Milano e la Serenissima Repubblica di Venezia, ma già anticamente. E questi fondarono, cioè Galli, tutta una serie di città oltre Milano, Vercelli, Novara, Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza e Trento. Quindi hanno occupato gran parte del nord. Poi ci sono alcune teorie secondo le quali molti di costoro avrebbero superato il grande mare, sarebbero andati in centro Italia, soprattutto i cenomani, che erano dei galli, e avrebbero fondato Semigallia, nome dato alla città di Semigallia dai romani, che richiama la presenza dei galli. Secondo altre documentazioni, gli stessi valzer che troviamo in Piemonte, al confine con la Francia e la Svizzera, sarebbero originari di uno dei tanti ceppi dei Galli.
altri ceppi sono stati i boi, i lingoni, i ligui, ma soprattutto gli edui, che sono stati la prima tribù gallica arrivata in Lombardia. Poi ci sono stati naturalmente quelli che erano, perché passavano per fare la guerra, insomma, no? Gli Unni. E qui potremmo discutere a lungo, perché secondo alcuni gli Unni sono stati un disastro sotto Attila. Secondo altri invece loro sono stati qua 20 anni e sono stati 20 anni di benessere. Quello che poi ha rovinato tutto degli Unni si chiamava Uraia ed era un successore di Attila. Quando i milanesi, che riuscivano a acquisire uno spirito comune, pensate in tutto sto casino come è stato importante avere uno spirito milanese, uno spirito ambrosiano. Ci sono sollevati o hanno tentato di sollevarsi. Questo Uraia ha la sociologica. In quest'area sono stati massacrati, secondo alcune fonti, 35.000 una rovina di poco tempo. E una mano l'avevano data i pavesi, da sempre sono stati antagonisti. Non gli etruschi, che fanno parte del gruppo di gente antica che è venuta su per andare al lago Gerondio, dove c'era la vita, dove c'era il mare, c'erano i commerci, eccetera. E gli Etruschi hanno fondato anche Melzo, qui alle porte. C'erano tutti questi ceppi diversi che avevano un momento di comunione per ritrovarsi assieme, perché non erano numerosissimi, cioè molti ceppi, ma cioè, poche migliaia di persone che andavano in giro. Avevano comunque un momento di sintesi della religione e tutti questi gruppi avevano dei sacerdoti, i druidi, che non penso che vengano dal vicino Oriente, quello che erroneamente viene chiamato Medio Oriente, perché nelle cartine inglesi, quando gli inglesi avevano ancora un impero e adesso credono di averlo ancora, ma non è vero, sulle loro cartine quello era Medio Oriente per loro, ma per noi è vicino Oriente. Mi stupisce che anche in televisione, alla Rai, nei notiziari, c'è solo un giornalista che lo chiama vicino Oriente, gli altri in Medio Oriente, non dicono tante cose, va bene anche quella lì. Torniamo.